Buonasera e bentrovati a New Insurance, la trasmissione delle fonti TV dedicata al mondo delle assicurazioni e collegata all'omonima rivista diretta da Angela Maria Scullica. E vengo subito al tema di questa puntata, la sfida delle nuove protezioni assicurative. Insomma, un argomento molto vasto, importante, ma avremo tempo per spiegarlo, per parlarne, come sempre, insieme con i nostri ospiti che vi presento. Alla mia destra Michele Cristiano, amministratore delegato di CF Assicurazioni del gruppo Tecnocasa. Grazie e benvenuto a New Insurance. E alla mia sinistra do un bentornato, ci eravamo visti prima dell'estate, a Erika Nagel, Head of Internal Communication di Aon Italia. Bentornato, l'ho già detto, adesso possiamo già cominciare a parlare di questo argomento, che è proprio la sfida, no, delle protezioni assicurative. Si dice che l'Italia è un paese che ha ancora un gap, una differenza con altri paesi europei, il mondo anglosassone, per quanto riguarda le coperture assicurative. Abbiamo tutti la RC Auto, del resto è obbligatoria, però è cresciuto molto anche la parte, diciamo, le polizze vita, eccetera, ma su tanti rischi che possono capitare e coinvolgerci nella vita, ancora l'italiano. Abbiamo fatto una puntata qua ed era emerso quasi che pensa di avere sempre lo stellone, no? Che non gli succeda mai niente, oppure per eventi proprio terribili come può essere un'alluvione, un terremoto, che sia lo Stato che debba sempre intervenire e pagare. Allora, la prima domanda che faccio è questa: c'è stata una crescita della cultura assicurativa in questi anni o siamo ancora così tanto indietro? Lo chiedo innanzitutto ad Erika Nagel. Sicuramente una crescita c'è stata, una predisposizione a considerare la prevenzione un fattore determinante piuttosto che invece solo a considerare l'assicurazione come l'ultima risorsa, sicuramente c'è stata. Non siamo ancora a livelli dei paesi anglosassoni dove la cultura assicurativa e la cultura della prevenzione è diciamo molto più sviluppata, no? E quindi in questo ambito abbiamo ancora da lavorare, tutti, sicuramente le compagnie. Sì, perché magari ogni tanto l'italiano pensa che quei soldi messi nell'assicurazione sono un po' buttati via, no? Perché mi costa, spendo, poi non mi succede niente. È un po' un ragionamento un po' da bar, però è reale, insomma. Ed è esattamente quello che devi contrastare in realtà, perché il punto fondamentale di un supporto culturale sta proprio in questa direzione, cioè cercare di far capire come l'investimento, si parla di investimento in copertura assicurativa, non di costo. È proprio esattamente questa la differenza. Sì, ma nella facile. Testa delle persone, cioè, non è per e che cosa facile. Si può fare, dottor Cristiano, per aumentare, insomma, per far sì che le persone non pensino che è un costo, ma un investimento sul futuro, sulla tranquillità del futuro? Ah, si può fare tantissimo, perché lo ricordavate, noi siamo molto indietro. È vero che c'è stato uno sviluppo, ma lo sviluppo è da attribuire sulla parte dei rami vita sostanzialmente alle forme di investimento, quindi di fatto non stiamo parlando tanto, diciamo, di prodotto assicurativo in termini di protezione, stiamo parlando di un prodotto di investimento che ha conosciuto un enorme successo, e la buona parte delle coperture assicurative spesso sono legate a polizze che obbligatoriamente bisogna sottoscrivere, pensiamo al caso del mutuo, i prestiti e quant'altro. Quindi c'è molto moltissimo da fare, anche perché sotto il profilo culturale occorre probabilmente iniziare fin dalla scuola a spiegare che con poco, quindi con il principio della mutualità. Quindi bisognerebbe fare, oltre che l'ora di educazione civica, che tra l'altro è un po' scomparsa, no? Volevano rimetterla, anche l'ora di educazione assicurativa, insomma, finanziaria. In generale, perché noi parliamo di assicurazioni, ma anche la cultura finanziaria. Insomma. Assolutamente sullo stesso piano. E questo concetto di cultura assicurativa evidentemente deve permeare tutti, quindi non solo i cittadini, quindi i fruitori, ma anche i canali distributivi e anche le imprese. Che probabilmente devono iniziare a ragionare più così come ragionano i clienti, quindi
con meno tecnicismo, ovvero la tecnica evidentemente serve, ma da un punto di vista di proposizione ragionando esattamente come ragiona il cliente quando si pone delle domande in termini di bisogno, in termini di protezione. Ecco, ci sono del resto ampi spazi, no, per far crescere il mercato assicurativo, e c'è per esempio quello del welfare. Noi invecchiamo sempre, per fortuna, abbiamo aspettative di vita maggiori, però poi appunto ci sono le spese sanitarie, ci sono tanti altri tipi di assistenza, eccetera, e i conti pubblici, insomma, negli ultimi anni non hanno permesso più allo Stato italiano già era una percentuale più bassa, perché viene molto assorbito dalla previdenza, diciamo, quelli che sono i conti pubblici e la spesa statale, però anche lì si è ridotto, e quindi c'è un ampio spazio per il welfare, ma privato, che riguarda sia le famiglie, sia le aziende, eccetera. Ecco, e lì come si apre questo mercato e come si interviene? Ma come dicevi giustamente, Achille, c'è un ampio spazio per il welfare aziendale, ad esempio, che è assolutamente in crescita e che sicuramente sarà uno dei temi che si svilupperanno maggiormente nell'ambito della proposizione assicurativa, e va a, come dire, ad intercettare una serie di bisogni che mettono insieme la necessaria tranquillità e la richiesta di coperture assicurative, in ambito aziendale anche il coinvolgimento dell'azienda nella vita familiare, nelle problematiche dei propri dipendenti, dei propri collaboratori, quindi questo ovviamente fa sentire le persone più ingaggiate, fa sentire le persone più considerate dell'azienda. Tieni conto che una delle considerazioni che fanno nuovi addetti o nuove persone quando scelgono magari di orientarsi verso un'azienda piuttosto che un'altra sono proprio delle offerte di copertura. Sì, perché poi sono anche molto importanti, perché al di là delle coperture poi diventano come se fosse un aumento, cioè uno stipendio, tra virgolette, cioè visto che lo stipendio è anche molto, un salario molto tassato, cioè questi sistemi sono sempre più graditi, il potere andare dal dentista, insomma. Abbiamo visto che con la crisi sono diminuite per esempio le spese mediche, cioè alcune persone non hanno più proprio i soldi per poter rifarsi, che so, fare un impianto, fare una cosa, quindi questo tipo di assistenza è fondamentale. Le compagnie stanno capendo questo mercato e ci stanno entrando? Allora sì, c'è indubbiamente un livello di sensibilità molto più elevato rispetto al passato, però secondo me bisogna fare una puntualizzazione. Lo dico perché molto spesso mi trovo a interloquire anche con persone che mi sono vicine, e ritengono sempre che ci sia una situazione, diciamo, contingente, una congiuntura per la quale oggi si sta evidenziando un problema maggiore rispetto al passato, ma che in qualche modo poi questa situazione si possa risolvere. Quindi è bene fare una premessa: il tema dei bisogni previdenziali, quindi dell'accresciuta necessità riguardante il welfare e quindi i bisogni previdenziali, sta a fattori assolutamente strutturali, quindi la demografia, quindi l'ha detto lei, invecchiamo fortunatamente di più, ci sono meno nascite, e quindi la piramide è rovesciata, si sta rovesciando e lo sarà sempre di più, e quindi molte più persone consumeranno, molte meno persone produrranno, quindi il sistema non sta in piedi, e da qui poi le varie riforme, chissà se ce ne saranno altre, quindi non c'è dubbio che Della previdenza è un cantiere aperto, ma ecco, non c'è dubbio che dovremmo fare delle cose mettendo mano al portafoglio, quindi in via diretta, ci sarà sempre lo Stato, ma molto dovremmo fare direttamente, e qui c'è un tema, quindi a metà strada tra il tema culturale che permea e che deve permeare non solo il cittadino, quindi il fruitore, ma anche il mondo, quindi tutti i soggetti, quindi anche il mondo delle imprese, perché noi assicuratori siamo un po' portati a ragionare, lo dicevo prima, per rami ministeriali, anzi siamo obbligati a farlo, ma il cliente non ragiona per rami ministeriali, ragiona per bisogni, sa, è consapevole oggi che in tema di welfare lui dovrà fare da solo delle cose privatamente, e sa che i rischi della vita umana sono molteplici,
c'è il rischio di premorienza, il rischio di non autosufficienza, il rischio di longevità, quindi finire i soldi quando non si potrà più lavorare, quindi il reddito da pensione insufficiente, e poi l'infortunio, e poi lo studio, la gratuità del percorso degli studi dei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora la domanda è: ma da che parte comincio? Perché le coperture assicurative ci sono, e ci sono tutte, quindi ci sono sia in forma retail, quindi individuale, le polizze, la polizza salute, la sanitaria, la caso morte, eccetera, la polizza pensionistica, sia in forma collettiva a cui lei faceva riferimento. Da dove comincio? Posto che sono tutte quante, come dire, stand alone, sono tutte quante delle coperture, e nel dilemma, quindi nell'imbarazzo della scelta, il cittadino, il fruitore, finisce per fare l'ultima cosa che dovrebbe fare, ovvero nulla. Cioè non decidere, perché il tempo da questo punto di vista... E anche di si trova davanti tutto quel tipologie di polizze, esattamente, eccetera. Esattamente. Poi... L'altro problema è con quali soldi, perché quando anche avessi, magari con l'aiuto del mio consulente assicurativo, con quali soldi? Quindi noi abbiamo avviato un percorso, un processo in cui stiamo trasformando il sistema di offerta da proposizione di polizze individuali a contenitori. Poi magari glielo faccio spiegare, perché quando arriviamo proprio al tema di come si approccia con l'innovazione, certo, anche di prodotto, il mercato. Vedevo che annuivi o vedi qualcosa? Assolutamente sì, perché partendo dai bisogni, come si dice, noi dobbiamo rispondere ai bisogni, perché la proposizione ormai parte, sì, necessariamente, quindi si parla anche di nuovi rischi, no? Che magari sono anche vecchi ma nuovi, perché proprio il cambiamento demografico, il modo di vivere, tutto quanto. Pensa solo al cyber risk, che in realtà è ancora di difficile comprensione, come penso alle imprese, come uno dei rischi nei confronti dei quali è necessario e indispensabile tutelarsi. Quindi da un lato c'è la certezza dell'ammontare crescente dei danni che possono provocare, dall'altro abbiamo comunque una diciamo predisposizione flat a coprirsi. Come ne veniamo fuori? Continuando, diciamo, in quel percorso di consapevolezza e di formazione culturale, perché non si può non affrontare questi nuovi rischi con una consapevolezza adeguata. Bene, io l'ho interrotta prima, ma torno ancora su questo argomento, che è proprio il nuovo approccio innovativo, no, verso i clienti. Lei diceva giustamente, ci sono tante tipologie di polizze, non bisogna rivolgersi al cliente in modo ministeriale, insomma, no? Ma con un linguaggio nuovo e con prodotti nuovi, più comprensibili e forse anche più facili da sottoscrivere. Esatto. Ma mi viene un po' in mente alcuni decenni fa, quando in Italia non c'era ancora il risparmio gestito, e quindi si creò l'opportunità di inserire in contenitori gli strumenti finanziari che ciascuno avrebbe potuto acquistare, affidandosi quindi alla gestione professionale di qualcuno che, ovviamente per profili di rischio differenziati, ottimizzava sui mercati quindi la gestione appunto di questi strumenti. Quindi dal mio punto di vista il momento è maturo per far evolvere il settore assicurativo, così come il settore risparmio gestito diede prova di evoluzione, credo alla fine degli anni 80, e quindi cominciare a costruire dei prodotti e dei servizi integrandolo tra garanzie assicurative, tra magari componenti finanziari e servizi, poi magari farò un esempio, in modo tale da poter offrire ai clienti una soluzione che gli sollevi dal disagio di dire da che cosa comincio, e che nell'ottica di questa costruzione, un prodotto embedded a tutti gli effetti, consente anche delle ottimizzazioni di costo, perché in effetti quando si agisce in questo modo è possibile anche significativamente agire sulla leva del costo. Quindi è un approccio innovativo, questo è un pacchetto che è comprensivo di tutto, si può approcciare il mercato? Io penso che si debba adesso, perché come si è
detto prima, si parte dal bisogno dei nostri interlocutori che vogliono, come dire, la garanzia di un aiuto per gestire la complessità. Quindi inevitabilmente la strada è di co-creazione, la strada migliore è anche di partnership più strategiche, magari con operatori di settori e di segmenti che sono leggermente distanti da quello in cui noi operiamo, ma che sono funzionali a dare delle risposte più contemporanee. Non so, uno degli esempi, sempre in ambito welfare, è poter offrire dei servizi per agevolare i cittadini nell'ambito, ad esempio, di una prenotazione di visite mediche o di servizi di questa natura. Quindi si possono costruire delle partnership. Esatto. Lei mi ha detto che ci fa un esempio, sono curioso. Un esempio concreto, la nostra compagnia è specializzata in tutto il settore della protection, particolarmente quella collegata al credito, e quindi si accede al credito, c'è necessità proprio in quel momento di maggiori coperture e noi ci siamo specializzati nel tempo. La riflessione che abbiamo fatto è: acquisto un mutuo, i rischi normalmente, cioè le garanzie connesse all'acquisizione, alla sottoscrizione di un mutuo, alcune sono tipo obbligatorio, legate quindi al bene, altre sono suggerite, una caso morte piuttosto che una copertura perdite pecuniarie, ma normalmente non si fa riflettere il cliente sull'opportunità proprio in quel momento, sulla necessità, momento in cui sono accresciuti i rischi, perché al di là di tutti i rischi di cui tutti quanti siamo consapevoli, i rischi della vita umana, in quel momento ho anche un indebitamento e quindi qualsiasi rischio sulla mia persona, su chi ha sottoscritto il mutuo, in qualche modo riverbera anche sul carico, quindi sulla famiglia. Necessità quindi di dare coperture a tutto tondo, quindi, perché i rischi della vita umana, come dicevo, sono molteplici. Ma quando anche avessi sottoscritto una polizza per la perdita dell'impiego, quindi il rischio di perdere il lavoro, per il caso morte, per l'invalidità, per la non autosufficienza, sono tutte, diciamo, le garanzie. Se ci pensate, il tema vero è che chi dovesse trovarsi nella condizione di aver perso il lavoro non ha solo la necessità di dover trovare qualcuno, leggi la compagnia, che si sostituisca e quindi paghi le rate del mutuo, ma che magari mi dia anche una mano a ritrovarlo il lavoro. Ecco quindi che, ad esempio, un prodotto che abbiamo appena lanciato ha costituito una partnership tra noi e il leader di mercato nell'outplacement, per cui non solo noi offriamo delle garanzie sull'evento a tutto tondo, quindi su tutti i rischi della vita umana, ma anche supportiamo, aiutiamo il cliente a ritrovare il lavoro e quindi reddito per superare questo momento contingente. Ecco, questo è un esempio pratico delle cose che si possono fare facendo il proprio mestiere, ma facendosi anche aiutare da chi fa mestieri diversi. Quindi sono tante le possibilità di creare, appunto, questi modelli nuovi, interagendo con protagonisti diversi che non siano solo quelli assicurativi, ma siano in ambito sanitario, in ambito del mercato del lavoro. Se vuoi un altro esempio, noi abbiamo appena sottoscritto un accordo con un gruppo di farmacie, e adesso il progetto è partito come pilota su Milano, dove sarà possibile per il cittadino prenotare delle visite mediche specialistiche con dei costi calmierati e passando attraverso un punto di ritrovo che è la farmacia, che può dare un servizio ulteriore. Quindi non c'è limite all'innovazione, alla fantasia, tra virgolette, di trovare soluzioni utili per il cliente, che gli semplifichino la vita e aumentano le sue protezioni. E poi citavo prima il concetto di pacchetto, cioè mettendo un po' tutto insieme, ho anche una facilità di pagamento di questa multipolizza, voglio dire, che copre tante cose, piuttosto che avere innumerevoli voci. Dove la complessità deve restare a carico, diciamo, dell'industria assicurativa, ma vis-à-vis, nei confronti del cliente, ci deve essere una semplicità di comprensione, di approccio, anche nelle forme di pagamento. Prima dicevo, le coperture ci sono ma costano, quindi trovare un approccio che consenta, diciamo, al mercato di massa, che poi è quello più toccato, no, dalle
dalle problematiche quando queste accadono, al mercato di massa con pochi euro, quindi di risparmio mensile, di avere delle coperture base. Attenzione, sto parlando di coperture che sono il secondo strato rispetto alla copertura pubblica che c'è e che resterà, quindi un secondo strato di coperture a tutto tondo su cui puoi costruire alle esigenze e quindi al bisogno, diciamo, un livello di personalizzazione. Ecco, si parla di ricerca di protezione, di garanzie assicurative che vanno, lei citava prima il discorso dei mutui, tra l'altro leggevo oggi che nel secondo trimestre, no, la notizia di quest'anno, sono tornati a crescere più 8,5%, era proprio un dato che aveva poi trasmesso il gruppo Tecnocasa, con 13,9 miliardi di erogato, quindi i mutui stanno andando molto bene, hanno tassi anche ai minimi storici, e quindi lo spread non l'hanno ancora sentito, l'effetto spread vedremo nei prossimi mesi, per ora non ne hanno ancora risentito. Ma poi ci sono anche, appunto citavo prima, gli eventi catastrofici, no? Noi pensiamo sempre che non succeda mai a casa nostra, però purtroppo può capitare, anche se ci sono realtà più esposte, che so, alle alluvioni, ai terremoti rispetto ad altre. E poi il discorso dello Stato, cioè non è detto che lo Stato ci debba o riesca sempre a pagare tutto. Tu sai che noi siamo un paese a fortissimo rischio, rispetto a tutti gli eventi catastrofali naturali, quindi noi non possiamo sottrarci a questo discorso, che sicuramente dal punto di vista, diciamo, della consapevolezza sta aumentando la necessità di tutelarsi, penso al discorso del terremoto. Sicuramente sono, nel primo trimestre del 2018 sono aumentate le coperture catastrofali e sicuramente un contributo l'ha dato la defiscalizzazione prevista nella legge di bilancio. Indubbiamente, diciamo, i contributi di defiscalizzazione aiutano uno sviluppo di queste polveri, ma sicuramente anche la consapevolezza della complessità del rischio, perché purtroppo è sotto gli occhi di tutti, no? Negli ultimi anni abbiamo avuto una serie di eventi che hanno minato. Sì, comunque pur essendo ad alto rischio alcune zone, è un tipo di polizza che però, appunto, essendo le probabilità comunque un po' più basse, non ha, penso, parlavamo prima di costi di investimento, ecco, se vogliamo. Allora, guardavo anche la mappatura che aveva fatto l'ANIA nello studio proprio recente e in effetti abbiamo una percezione, una copertura del Nord Italia che sta intorno al 6%, il centro è sul 4%, il sud è sull'1%, quindi dobbiamo, come dire, continuare a trasferire quello che dicevamo all'inizio, che tra l'altro il sud ha molte zone, diciamo, purtroppo anche nei giorni scorsi abbiamo letto terribili, drammatici eventi di cronaca per le alluvioni dei fiumi, eccetera, i torrenti. Ecco, io volevo chiudere con l'ultimo argomento che vuole un po' riassumere, cioè consulenza e reti distributive per le nuove sfide, cioè abbiamo messo tanta carne al fuoco, si fanno anche i confronti online, no? Soprattutto per l'RC Auto, ma adesso anche per tanti altri prodotti, però quanto è importante, no? Approcciare tutti questi temi con le compagnie che hanno dei prodotti nuovi e poi con la consulenza e le reti distributive che devono in qualche modo proporli al cliente. Allora, non potremmo avere a disposizione 3 ore per rispondere, sì, ma abbiamo solo un minuto. Un minuto, ma cerco di essere rapidissimo, ed è l'investimento su cui l'impresa, l'industria assicurativa deve proseguire. Quindi da un lato un'offerta mirata ai bisogni, dall'altro lo sviluppo della capacità consulenziale dei clienti, perché è vero che internet rappresenta una straordinaria opportunità di informarsi, di approfondire, eccetera, ma provo a fare un esempio: quando qualcuno di noi ha un problema di salute e pensa sia importante, si può certamente informare su internet, può fare degli approfondimenti, ma poi vuole un professionista con la P maiuscola,
tanto più grande quella P quanto più pensa che il suo problema sia serio. Per il settore assicurativo, in particolare, eccezione fatta per l'instant insurance, cioè per le coperture che oggi se ne parla molto in termini di innovazione, ma per i problemi seri occorre un professionista serio e preparato, quindi vuol dire costruire un mestiere che probabilmente ancora in Italia non è così sviluppato. In Italia c'è distribuzione bancaria, assicurativa degli intermediari, poi ci sono le banche che tradizionali, eccetera, più nel, ma qui si tratta quindi di saltare il tema dell'auto, dove evidentemente oggi la comparazione sul prezzo fa la differenza, e montare, quindi strutturare un mestiere consulenziale a tutti gli effetti. L'ultima battuta per chiudere. Concordo pienamente, anche perché sui numeri ci si può informare magari online e con un preventivatore, ma il rapporto interpersonale è fondamentale per riuscire a costruire quella fiducia necessaria poi per... Sì, sì, e poi anche online, se si guarda solo la cifra finale, non cosa c'è dentro, si corre anche il rischio, insomma, di non fare delle ottime scelte. Siamo arrivati al termine di questa puntata, non mi resta che ringraziare i miei ospiti, ringrazio Erika Nagel di Aon Italia di essere tornata da noi, ringrazio Michele Cristiano a DDCF Assicurazioni, la prima volta, l'attendiamo ancora qualche altra trasmissione, ringrazio voi che ci avete seguito, vi ricordo che il contenuto di questa puntata sarà pubblicato su uno dei prossimi numeri di New Insurance, come sempre arrivederci alla prossima trasmissione.